Ciao, benvenuti, benvenute e benvenute a tutte. Siamo qui, questa è un'altra delle nostre interviste spiazzanti, uno degli eventi che fanno parte del festival Voci di Donna Generazione Z, Generazione Z. Oggi siamo in compagnia di Giorgia Tribuiani, che verrà presentata dai nostri ragazzi. E intanto già vi dico di dare una sbirciata al suo nuovo ultimissimo libro che si chiama Blu, edito da Fazzi. Intanto vi do un minimo di contorno su questo progetto. Questo progetto è curato dal Circolo dei Lettori di Novara, grazie a un bellissimo bando Cariplo che è stato vinto e che viene curato con la collaborazione dell'associazione Muse, con cui noi collaboriamo tramite il progetto Wonderful Women Plus. Questo ve lo dico perché questa intervista e insieme ad altre interviste e degli altri eventi che i ragazzi stanno curando li potete trovare appunto sui social Facebook ed Instagram di Wonderful Women, @IAmAWonderfulWoman, ma poi non vi preoccupate perché trovate tutti i link. Questo è stato un progetto molto bello che ha visto diverse fasi che i ragazzi hanno avuto insieme a noi, una fase un pochino più formativa in cui abbiamo incontrato molti professionisti e professioniste e un'altra fase in cui grazie alla nostra facilitazione abbiamo potuto lavorare su tematiche come l'inclusione, il femminismo intersezionale, che parolona, l'equità e tutto ciò che poteva aiutare il senso critico e la responsabilità sociale in un'ottica di fioritura personale ma anche di comunità che fiorisce tutta insieme. È stato un progetto molto bello e adesso i ragazzi diventeranno intervisteranno semplicemente la nostra ospite e quindi passo la palla a loro. Giorgia Tribuiani è anticonvenzionale perché con il suo libro Blu racconta una realtà vera e poco confortevole. È creativa poiché è una scrittrice. È nomade perché negli ultimi anni ha cambiato stile di vita e casa più volte. Ed è generosa perché condivide le sue doti da scrittrice e i suoi segreti con le altre persone. Allora, Giorgia, secondo te perché sei qui? Sono qui per condividere la mia esperienza, probabilmente sia l'esperienza di scrittura di questo romanzo e anche immagino il cammino che mi ha portato a scrivere e a desiderare di raccontare i temi che ho scelto, in particolare probabilmente l'adolescenza, il desiderio di perfezione e un disturbo particolare, in questo caso il disturbo ossessivo compulsivo, quindi immagino per i temi del testo del libro. Per te, noi chi siamo? Siete degli appassionati di lettura e delle persone che condividono molto, anche a partire dalle letture che fanno, probabilmente per cercare di capire cosa interiorizzare dei libri che leggete e trasformarli anche in qualcosa che comunque crei relazioni, che secondo me è anche una delle cose più belle della lettura. E quindi è molto bello anche lo scambio, il confronto che si può fare subito dopo. Allora, parlando di scrittura, cosa ti ha portata a prendere la decisione di raccontare tue storie? Allora, in realtà per me la scrittura nasce proprio dal desiderio di raccontare le cose che avevo da dire. E che detta così sembra una cosa banale, però c'erano delle cose che avevo bisogno di raccontare e che probabilmente avevano bisogno di questa forma per essere raccontate. E, spesso mi capita di ragionare sul fatto che a volte riusciamo magari a dire a degli sconosciuti delle cose attraverso qualcosa che abbiamo letto, per esempio, attraverso un film che abbiamo visto, che diventa un po' un territorio comune, che non essendo proprio molto espliciti sulla nostra esperienza. E, c'erano delle cose che volevo raccontare
alle persone intorno. Io sono sempre stata, anche da adolescente, diciamo all'età di Blu, una persona molto riservata sulle cose che volevo condividere, e la scrittura per me è stato il primo mezzo per riuscire a dire delle cose che sentivo molto private. È stato il primo, lo è ancora però il mezzo principale. Blu contiene per esempio tante cose che mi riguardano personalmente, la paura per esempio di essere i miei pensieri, la paura di voler proiettare un'immagine ma di avere dei pensieri che magari non sono sempre in ogni contesto in linea con quell'immagine che vorrei proiettare, no? E quindi per me questo libro era il modo migliore per raccontarlo. Parlo di questo libro, ma in generale per me l'esperienza di scrittura nasce proprio dal desiderio di raccontare qualcosa, ma anche di trasformare magari dei momenti difficili della vita in qualcosa di bello, e quindi fare in modo che non siano più gratuiti, che non siano avvenuti in vano, tra virgolette. E come ti sei sentita quando è stato pubblicato il tuo primo libro? Lì è stato un momento di grandissima commozione, anche perché avevo scritto questo libro in realtà 8 anni prima di quando è stato pubblicato, perché effettivamente non è così immediato il passaggio dalla scrittura alla pubblicazione. E quindi da un lato sono stata veramente molto felice e molto commossa, dall'altro lato ero anche molto spaventata, perché un conto è scrivere per se stessi e per le persone comunque intorno, no? Sapere comunque di avere questo spazio protetto, tra virgolette, e questo spazio dove poter veramente comunque dire ogni cosa. Dall'altro, anche se c'è sempre questa tensione di arrivare ai lettori, no? Perché altrimenti uno scriverebbe un diario, quindi c'è sempre questa tensione di arrivare al lettore, però il momento in cui la storia non è più tua, ma è dei lettori, e quindi può essere reinterpretata, può essere letta in una maniera completamente diversa, può essere addirittura tradita, quindi magari qualcuno ci vede qualcosa di opposto a quello che volevi dire, no? E quindi questa cosa che il libro andava nel mondo mi faceva sia un po' paura, e sia la vedevo anche come una responsabilità, perché a quel punto le mie parole diventavano di qualcun altro e potevano creare dei pensieri che poi io a quel punto però non ero più in grado di controllare. Effettivamente il bisogno di controllo è sempre stata un po' una mia ossessione. In quel caso non controlli più nulla, cioè il libro è fatto e non c'è un dialogo poi per sistemare quello che il lettore ha introiettato del testo. E poi è il testo a parlare, diventa autonomo. E quindi questa cosa era un po' spaventosa, per cui è stato proprio un mix di gioia, commozione, ma anche paura, lo ammetto. Immagino, non posso capire, però immagino. Mentre, cosa ti ha fatto pensare di scrivere un altro libro? Allora, un'altra ossessione, mi viene da dire. Un'altra ossessione. E sento dire spesso che gli scrittori scrivono sempre la stessa storia. E in realtà questo è vero fino a un certo punto. Ovvero, di una storia riusciamo a dire delle cose in un libro, e poi magari qualcosa rimane fuori, oppure le domande del primo libro, come è successo per me nel mio caso, hanno aperto ad altre domande del secondo libro. Quindi io questo l'ho vissuto proprio come un percorso, un passaggio che arrivava da quello che mi ero chiesta nel primo libro, e le riflessioni sull'arte, sull'incomunicabilità, eccetera, che potevano comunque essere approfondite con un altro testo. Io penso che sia difficile, se non impossibile, scrivere senza un'ossessione, cioè senza davvero qualcosa che torna e ritorna nelle giornate e ci fa interrogare, ci fa chiedere il perché accadano delle cose e che cosa significhino. Quindi per me la scrittura è anche un po' uno sguardo. Quando ho bisogno di quello sguardo in più e di quella comunicazione in più che dicevo prima, ho bisogno di tornare di nuovo nella scrittura. E quindi con Blu io avevo veramente una grande esigenza di raccontare quei temi che comunque Guasti non era riuscito a coprire del tutto. Tu sei fatta di parole? Allora, mi viene da dire forse in alcuni momenti, nel senso che io ho sempre pensato che le cose belle si vivono, e le cose
non per forza negative, ma a volte incomprensibili, oppure le cose brutte volendo, o le cose che ci spaventano, o quello che su cui comunque abbiamo bisogno di uno sguardo diverso, si scrivono. E infatti tanto spesso mi trovo a pensare, no, che viene fatta spesso agli autori una domanda che è quella: come mai scrivi raramente delle persone che ami, per esempio, no? Perché quelle sono cose che comunque vengono vissute, non c'è bisogno spesso di entrare dentro la scrittura per cercare di capire di più, no? Uno vive la bellezza della quotidianità, per esempio, quindi in alcuni casi mi viene da dire di sì, in altri casi invece c'è un po' di desiderio di staccarmi da questo, no? Anche perché è una bellissima domanda, perché tra l'altro vivere di parole viene alternato probabilmente a vivere dei silenzi che hanno bisogno anche nella vita di esistere. Il fatto che comunque in certi momenti la bellezza probabilmente non deve essere raccontata. In altri momenti sì, ma in certi momenti invece bisogna essere bravi anche a rimanere in silenzio di fronte alle cose. Ok. Noi abbiamo letto che insegni scrittura creativa. Puoi spiegare meglio in cosa consiste la scrittura creativa e se esiste una scrittura non creativa? Sì, allora la scrittura creativa viene a prendere tutto quello che è invenzione. Quindi diciamo la scrittura non creativa è la scrittura notarile, saggistica, la scrittura comunque legata a qualcosa che, di razionale e di scientifico, no? Mentre invece la creativa è qualcosa che inventa un mondo. Allora, per me il lavoro dell'insegnante di scrittura creativa è quello un po' maieutico, no? È quello della levatrice che aiuta, in base a quello che è l'immaginario dell'allievo, in base a quella che è la sensibilità dell'allievo, a capire come raccontare al meglio quel mondo. E questo può voler dire sicuramente. Sì, c'è la cassetta degli attrezzi che aiuta magari a capire come scrivere un dialogo, come scrivere una descrizione, ma quella secondo me è la parte minore, la parte prescrittiva, la parte minore è la parte che può essere anche tradita, volendo. Cioè, noi impariamo delle regole, ma le impariamo anche per tradirle qualora non ci servano. Mentre invece la parte più importante, secondo me, è quella proprio legata allo sguardo, a capire cosa vogliamo raccontare, perché vogliamo raccontarlo e qual è il modo migliore per raccontarlo proprio guardando nell'immaginario di una persona. Spesso mi capita magari di trovare allievi che pensano di voler raccontare qualcosa e poi invece magari parlando capisco che vogliono raccontare qualcosa di completamente diverso e che spesso però magari è nascosto dalla paura di parlarne oppure dal non averlo guardato attentamente. Quindi magari c'è una parte di mondo, ma c'è ancora tanto altro da immaginare. Allora, secondo me, il lavoro dell'insegnante di scrittura creativa consiste proprio in quello, è una sorta di tutoraggio, di vicinanza e di domande, tantissime domande. Giorgia, te hai mai dubitato del tuo orientamento sessuale? Forse per pochissimo tempo non ho. Allora, come blu mi è capitato di avere una forte attrazione nei confronti di persone che comunque platonicamente mi interessavano molto e secondo me a volte quando l'attrazione è fortissima, da quel punto di vista lì, trascina dietro comunque anche una sensualità. E intendo sensualità nel modo, diciamo, nell'accezione più ampia del termine, anche semplicemente di toccare una persona o di abbracciarla o comunque di sentire il contatto fisico. Dal punto di vista, diciamo, più stretto, no, mi viene da dire di no. Però ecco, io rifuggo un po' le categorizzazioni, no? E quindi, per esempio, raccontando di Blue, io volevo raccontare il fatto che a 17 anni uno non è, per esempio, costretto a scegliere o costretto a pensare che qualsiasi esperienza faccia, quell'esperienza significa etichettare una parte della sua vita. Perché magari, secondo me, esistono le situazioni più che i caratteri, no? Quindi in delle situazioni, a me è capitato, è una cosa che comunque non ritengo una mia etichetta, anche perché invece ho sempre
avuto un'altra scelta, ma secondo me le due cose comunque non fanno il carattere di una persona. Cioè, uno può avere delle scelte in base alle situazioni, le scelte sono tutte quante giuste, non ce ne sono alcune più giuste di altre, ma secondo me la cosa più importante che volevo trasmettere anche attraverso il libro è che uno non è costretto a prendere una posizione. Ecco, questa cosa qua è una cosa a cui io tenevo tantissimo. Probabilmente ho risposto più di quello che mi avevi chiesto, però è veramente una cosa a cui tengo tanto. E secondo te possono essere femministe solo le donne? No, assolutamente. Allora, io mi faccio tante domande qui in questo caso. Mi chiedo che cosa voglia dire essere femministi e che cosa voglia dire essere femministi oggi, perché un conto è sapere che cosa voleva dire essere femministi, no, 40 anni fa, e un conto è oggi, e quindi ci sono da capire, ecco, gli ismi secondo me sono delle risposte, tutti gli ismi, tutti gli estremismi in generale sono delle risposte ai tempi. E sono delle risposte forti ai tempi. Quindi mi chiedo oggi quali siano le risposte forti e quali siano le risposte invece che devono essere ormai quelle interiorizzate, no? E, per esempio, leggevo negli ultimi giorni la questione del catcalling. Lì mi sembra più una questione di educazione che uno dovrebbe avere giorno per giorno, no? E quindi mi chiedo, è davvero un tema del femminismo o è qualcosa che comunque oggi dovremmo avere già interiorizzato? Se è qualcosa che dovremmo avere già interiorizzato, tutti possono essere femministi, maschi e femmine, ed è giusto che sia così. Tu scrivi da donna, secondo te? Anche questa è una domanda difficilissima a cui rispondere. Io non ho mai pensato che ci fossero due modi di scrivere differenti, anche perché mi è capitato a volte di sentirmi dire, soprattutto con il primo libro, che il testo aveva una sensibilità femminile. Però mi chiedo tuttora che cosa significhi, nel senso che il testo aveva una sensibilità, ma quanti scrittori ho letto comunque che hanno a loro volta una sensibilità. A volte invece la divisione viene fatta sulla tipologia di romanzo, no? E quindi a volte magari il romanzo rosa è femminile, il romanzo horror, giallo, di avventura è maschile. Ma anche lì, se penso al più grande bestsellerista di romanzi rosa, che è Nicholas Sparks, è un uomo. E se penso al più grande romanzo horror mai scritto, che è Frankenstein, l'autrice è Mary Shelley. Quindi, ecco, mi faccio tante domande su questa cosa qui. È una domanda veramente complessa. Io rifuggo un po' il pensiero che ci sia una scrittura maschile e una femminile. Poi sicuramente, ecco, magari ci sarà una media, quindi un trend che vede le donne fare più un certo tipo di libro e i maschi viceversa, ma non è una cosa che comunque dividerei per genere. Allora, tutti sappiamo che purtroppo nel mondo ci sono diverse discriminazioni, da quelle politiche, razziali, di genere. E io volevo chiedere, nel tuo mondo, tu hai mai assistito a delle discriminazioni? Allora, una discriminazione di genere ho assistito in prima persona perché durante un colloquio di lavoro importante, per una multinazionale importante, mi fu indicato l'anello e mi fu chiesto: ma non è che poi dopo se ti prendiamo tu ti sposi e fai figli? E quindi, vabbè, questo apriva un po' a tutto un mondo. In generale, adesso per fortuna devo dire abbastanza meno, il paesino dove sono vissuta i primi 18 anni della mia vita è un paesino che ha una grande comunità Rom, tutta una parte di questo paesino, quindi in tutto un quartiere, e una cosa che mi ha colpito è che durante una rissa, uno di questi Rom aveva picchiato a morte un altro ragazzo e il paesino si è rivoltato, diciamo, andando a colpire le finestre, le case, le porte con le pietre.
E questa cosa è stata un po' inquietante, nel senso che comunque c'era una rabbia che secondo me non apparteneva, cioè secondo me mi sembra evidente che non appartenesse alla situazione, no, da cui era partito tutto. E questo, per fortuna, è qualcosa che non succede più. Io ero piccola quando è successa questa cosa, però immagino che dal punto di vista culturale ci sia tanto lavoro da fare comunque ancora. Io spero di non entrare troppo nel personale, vorrei chiederti anche se tu hai mai avuto dei pregiudizi invece. No, mi viene da dire di no, però ecco, su questo devo ringraziare i genitori, perché loro sono stati sempre molto attenti a questa parte, quindi mi viene da dire di no. La libertà finisce quando inizia quella degli altri. Tu pensi che la libertà debba avere un limite per poterla concedere ad altri, per permettere quella degli altri? Io penso di sì, penso di sì, perché tante volte sento dire delle cose a proposito di discriminazione terribili in nome della libertà di opinione, e io penso che quella libertà, per esempio, adesso faccio un esempio tra tanti, sia una libertà che assolutamente non può essere totale, perché le parole sono pericolose a lungo andare. E quindi, ecco, sì, mi viene in mente questo esempio qui, cioè la libertà di opinione deve avere, secondo me, un blocco, la libertà di espressione, anche lei, è sicuramente una cosa grandissima, una conquista grandissima, il fatto che tutti possano dire quello che pensano, però visto che purtroppo se ne abusa a volte, allora ogni abuso, incluso quello della libertà, rischia di diventare pericoloso. Parlando quindi di parole, qual è la parola più brutta che ti possano dire? È una domanda difficilissima. La parola più brutta. Me ne vengono in mente diverse e... però penso che in nessuno di questi casi sia la più brutta. Allora, se qualcuno mi dicesse, per esempio, di non aver riflettuto su quello che scrivo, questo mi farebbe male, però non credo che sia la parola più brutta. Per un trascorso sentirmi dire sfigata, per esempio, è una cosa che mi farebbe un male della Madonna, però questo è per un trascorso completamente personale, quindi sto proprio riflettendo su varie possibilità, cioè quello che magari mi farebbe male razionalmente, quello che mi farebbe male per una questione emotiva. Non so dare una risposta univoca, devo ammetterlo. Sinceramente nemmeno io penso che questa sia una domanda difficile un po' per tutti, cioè ci vuole un po' più di riflessione comunque, perché magari non te l'hanno mai detta, oppure te l'hanno già detta e non ti ricordi, e magari si vuole dimenticare anche una parola brutta che ti dicono, quindi penso che sia giusto avere dei dubbi. Vuoi raccontare un episodio del liceo, comunque quando avevi più o meno la nostra età, 16-17 anni? Beh, allora, una cosa che per me è stata importante e che infatti è finita anche nel libro, è stata la prima volta che sono riuscita a parlare con un insegnante che mi ascoltasse veramente e che capisse veramente che cosa volevo raccontare, perché parliamo di scrittura. Io, la scrittura appunto era qualcosa che io tenevo molto per me, era qualcosa dove tiravo fuori quello che per me era veramente importante, però non avevo ancora la forza di condividerlo. E mentre invece in questo caso ci fu una piccola lite con un'altra professoressa, e lei mi chiese che cosa pensassi, le feci leggere un racconto, e per me fu particolarmente importante avere un'attenzione, cioè qualcuno che comunque fondamentalmente io vedevo pagato per insegnarmi, per dirmi qualcosa, e che invece si metteva lì nella condizione di chi aspetta di ascoltare qualcosa ed è pronto anche a rivedersi.
Sicuramente questo, e poi va bene, una delle cose più importanti del tempo delle superiori è stato il primo amore, quindi anche in quel caso la possibilità di condividere qualcosa di completo con qualcuno, cioè scoprire comunque un ascolto totale. E quale libro consiglieresti? Quale libro o quale film o serie TV? Allora, dal punto di vista dei libri, per me è sempre una domanda abbastanza complessa, nel senso che consiglierei libri diversi per persone diverse e libri diversi per momenti della vita diversi. Per me il libro che mi ha fatto innamorare, per esempio, della scrittura, ma anche della lettura, è stato Misery di Stephen King, seguito da Carrie, che essendo ambientato, comunque avendo letto io da adolescente, essendo ambientato durante il periodo dell'adolescenza, mi ha colpito, mi ha rapito particolarmente. E, un film che ho sempre trovato bellissimo è quello che adesso in Italia purtroppo ha questo titolo, Se mi lasci ti cancello, che però in realtà è bellissimo nella sua lingua originale, e perché di questo mi ha colpito invece la forza del credere in un rapporto nonostante i suoi difetti, nel volerci provare comunque. E quindi è qualcosa che secondo me apre molto in questo caso alla vicinanza delle altre persone, a prescindere comunque dalle difficoltà delle altre persone a entrare in relazione. E, un fumetto che mi è piaciuto particolarmente è Una storia di Gipi, e, mentre invece un anime che mi è piaciuto particolarmente è Tokyo Ghoul. Ed è un anime che mi è piaciuto in maniera proprio incredibile, perché parla proprio di come a volte sia importante prendere posizione, come sia impossibile accontentare tutti e sia importante invece capire da che parte stare nella vita, in certi momenti della vita. Quale sarebbe la parola che pronunci più spesso? In questo momento scrittura, però. solitamente bellezza, alla pari probabilmente con inadeguatezza, che la dice lunghissima, perché bellezza è quello che sempre cerco comunque in ogni cosa, sia nelle cose di tutti i giorni, sia nella scrittura, e inadeguatezza è qualcosa che comunque sento mia e che vorrei tuttora superare. Senti, ma c'è un personaggio di fantasia a cui ti ispiri? Rocky Balboa. Rocky Balboa è il mio personaggio del cuore, perché è il personaggio che non molla mai, che va sempre oltre i suoi limiti e che secondo me fa uno dei pensieri più guida per me nella vita, cioè il fatto che puoi prendere tante di quelle botte incredibili e non conta quanto tu sia forte a colpire, come lui dice, ma quanto sai resistere ai colpi, perché appunto nulla colpisce forte come fa la vita, però l'importante è sapersi ogni volta rialzare. E quindi per me lui è talmente importante che io ho anche il ciondolino di Rocky Balboa che indosso quando scrivo. Come portafortuna? Sì. Tipo. Sì, bello. Esatto, come portafortuna e come incoraggiamento quando mi viene voglia, per esempio, di mollare il libro, perché a volte è difficile comunque scriverlo tutto in volata, anzi sempre è difficile, e quindi ho lì il ciondolino che mi dice: non fa male, vai ancora un altro round. Bello. E se tu potessi andare a cena con un personaggio, non so, di qualsiasi epoca, chi sarebbe? Questa cosa, sai che me la sono sempre chiesta, è una domanda che mi sono sempre fatta, e
A volte mi sono risposta Fabrizio De André, a volte mi sono risposta Dostoevsky, a volte mi rispondo proprio Sylvester Stallone, perché comunque per me lui è in qualche modo Rocky, no? Cioè, per me il fatto che lui venisse dal nulla e con una sceneggiatura sia poi arrivato a diventare Sylvester Stallone, me lo fa proprio immaginare come Rocky, quindi sicuramente loro, questi tre sono personaggi che vorrei incontrare perché mi hanno dato nella vita. E anche Stephen King, anche se sarei imbarazzatissima con lui. Mentre, se tu fossi un animale, quale animale saresti? Allora, quale vorrei essere o quale sarei? No, quale saresti in base al tuo carattere, tutto, non quale vorresti. Quale sarei in base al carattere? Allora, probabilmente un uccello, perché comunque mi sentirei di avere dei momenti in cui sono nascosta nel nido e dei momenti in cui invece sento proprio il bisogno di volare, di libertà, e quindi non ho paura degli sguardi, che si alterna sempre dei momenti in cui ne ho, e quindi mi viene in mente qualcuno che rimane a volte riparato e a volte però invece può essere guardato proprio a pieno cielo. E quale però? Quale diventa più complesso? Perché è facile dire il falco e l'aquila, che sono bellissimi e fighissimi e regalissimi. In realtà non so nemmeno benissimo, non conosco nemmeno benissimo le specie. Diciamo qualcosa di un po' più semplice di un falco, dai. La teniamo buona. Allora, io vorrei farti una domanda, però vorrei cominciare con una premessa. Allora, io sono un ragazzo abbastanza egocentrico, cioè mi conosco abbastanza bene e so di essere anche un narcisista. E vorrei chiederti qual è l'episodio più strano davanti allo specchio, la cosa più strana che hai fatto, premettendo che io mi sono baciato allo specchio e mi sono dato veramente un bacio allo specchio. Sono difficilissime queste domande, lo ammetto. L'episodio più strano, ma sempre dal punto di vista narcisistico o strano in generale? Non ho capito, scusa. Sempre da un punto di vista narcisistico oppure un episodio strano in generale? No, in generale. Allora, una cosa strana che mi capitava di fare con un mio amico d'infanzia, perché avevamo letto un libro di Jodorowsky, dove lui raccontava di essere andato insieme a un altro amico, sempre in linea retta, era una sorta di performance che facevano, di lavoro psicomagico, e loro avevano cominciato questa camminata ed erano andati sempre, sempre, sempre in linea retta, anche chiedendo alle persone di entrare dentro casa, passare nei giardini, entrare, scavalcare dei cancelli, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo rifatto questa cosa, è stato abbastanza strano camminare sempre dritto senza mai girare. A un certo punto devi fermarti. Diciamo che un pochino eravamo facilitati dal fatto di essere in pianura, in un paesino di mare dove la gente ci conosceva e non ci prendeva per psicopatici, però ecco, ogni tanto probabilmente quel limite l'abbiamo avvicinato. Vorrei chiederti di imitare l'emoji che fai più spesso, che usi più spesso al telefono. Di? Elencare? L'emoji. Sì. Imitare l'emoji che... Sì. È un po' difficile tirar fuori le lacrime. No. Gli occhi a cuore. Però non so farli, quindi... Sì, sono queste due, la risata. In realtà la risata dovrei fare quella così, perché di solito mettevo quella inchinata, fin quando mio nipote mi ha detto che in realtà è molto più bello scrivere ha 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 che fare le emoji, e quindi non la faccio più. Però... Sì, anche io sono d'accordo con tuo nipote.
E quindi adesso vedo più o meno quelle che fa lui e accetto quelle. Ha 18 anni lui. Allora, adesso ti proponiamo un gioco. Allora, ci servirà però il telefono, o almeno okay. Ti servirà. Ti chiedo di andare su WhatsApp e cliccare su una chat a caso, tanto non dovrai inviarlo il messaggio. Cioè, okay. Non se non vorrai, nel senso. E ti chiedo di scrivere io vorrei. Cioè, io in questo momento vorrei. Ok. E ti dovrebbe comparire una barra con tre suggerimenti. Clicca sul secondo suggerimento. Ok. Fare un... Clicca ancora. Io in questo momento vorrei fare un lavoro di tesi e non ho capito bene cosa fare per il lavoro. Vabbè. Non lo so perché poi non scrivo tesi, in realtà è uscito un po' strano. No, però abbastanza sensato, dai. Ma cambia a seconda delle persone che scelgo? Allora, io non lo so, perché l'ho provato anch'io e a me è venuta per esempio una frase stranissima, completamente insensata, per quello ho detto, questa è più sensata effettivamente. Però non lo so se cambia dalle chat. Vediamo. No. Ok. Vorrei, giusto, soltanto io vorrei. No, in questo momento vorrei. Ah, ok. Perché quello era il mio fidanzato, e quindi mi sembra abbastanza strano che gli parlo di lavoro di tesi, però... In questo momento vorrei... In questo momento vorrei sapere se il mio fidanzato è il mio primo fan. Ah, è bella! Cioè... Vabbè. Quindi cambia, da chat a chat cambia. Bella. Sì, infatti è anche abbastanza buffo, perché al fidanzato chiedo della tesi, però intanto sto pensando se è il mio primo fan, lo scrivo al mio amico d'infanzia. Volevo chiederti, hai un talento inutile? Talento inutile? Forse quello della musica, perché non lo uso, l'ho usato quando ero ragazzina e volevo piacere, e poi ho smesso del tutto. In realtà ero bravina, nel senso che avevo imparato in poco tempo a suonare la chitarra classica, l'armonica, il pianoforte, ma poi ho lasciato tutto. Con somma disperazione dei miei genitori. Però ecco, tante volte probabilmente bisogna fare una scelta, no? Perché se io avessi dedicato tanto tempo alla musica, che secondo me ha bisogno di tanto tempo dedicato per diventare bravi, non avrei potuto dedicare lo stesso tempo alla scrittura. E del resto però non riesco comunque a vedere qualcosa di artistico come... qualcosa di come un passatempo, e questa cosa tra l'altro mi dispiace perché non riesco proprio a godermi il presente. Allora, questa è una domanda un po' osè per alcuni. Volevo chiederti, a chi faresti vedere la cronologia del cellulare? Da chi la farei vedere o se la farei vedere a qualcuno? A chi la faresti vedere? Penso solo al mio fidanzato. A lui, ma sì, dai, forse un paio di amici strettissimi, ma non sempre in realtà. Di che cosa hai paura? Di un sacco di cose.
di non riuscire mai a godermi il presente, per tornare a quello che ho appena risposto, perché sono sempre ossessionata tantissimo dal futuro e ho sempre continue memorie del passato e quindi tante volte sono strozzata nel momento che dovrei vivermi. E poi ho un po' le paure che ho messo nel romanzo, quindi sicuramente quella di in determinati momenti non riuscire a fare qualcosa che sia puro e basta, cioè quindi un gesto altruistico che però non abbia nessuna speranza almeno di un ritorno, anche semplicemente affettivo, anche un grazie, quindi un qualcosa che abbia in cambio soltanto indifferenza. Ma è più pericoloso pensare al presente, al passato, al futuro. Più pericoloso? Per me al futuro, perché per me è un'ossessione il futuro. Cioè, anche per esempio mentre scrivo, prima dicevo per la musica, nella musica io non sono mai riuscita a impegnarmi del tutto perché pensavo comunque di avere un limite, sentivo di... che sarei potuta diventare molto brava, ma probabilmente mai davvero, davvero brava. E quindi mi sono eliminata qualsiasi tipo di godimento nel presente. Cioè l'ho abbandonata anche nel presente mentre mi divertiva. E quindi per me questo è un po' mutilante, forse. Scusa, posso chiederti una cosa? Mentre nella scrittura questo non ti è mai successo? Cioè... non lo vedi come un limite? Non l'ho ancora visto un limite. Non l'ho ancora visto. Nella musica, non so perché, a un certo punto ho cominciato a pensare, ma perché probabilmente ero brava come esecutrice, e appunto ho fatto 6 anni di studio di musica con la chitarra classica, con tutto solfeggio, esami, eccetera. Però avevo proprio l'impressione che per quanto fossi diventata brava come esecutrice non sarei riuscita per esempio a comporre. Cioè quando ho preso la prima volta la chitarra elettrica invece di quella classica e mi hanno detto improvvisa, io non sapevo improvvisare, cioè non avevo la più pallida idea, non avevo proprio la mente creativa per la musica. E questa cosa l'ho vista talmente tanto frustrante che ho lasciato perdere tutto. Nella scrittura finora, anche sicuramente con fatica, però sono sempre riuscita a dire finora quello che volevo dire, non ho mai sentito, diciamo, il blocco del limite, cioè del non riuscire a fare una cosa. Poi ovviamente i limiti possiamo averli tutti e magari si tratta di scoprirli, però finora ancora non li sento e quindi non ho questa frustrazione che ho avuto con la musica. Posso chiederti una cosa? Certo. La scrittura, immagino tu scriva per te e per gli altri, per condividere qualcosa di tuo. Per la musica invece, come funzionava? Cioè, suonavi per te o per altre persone? Ecco, questo è molto importante perché nella scrittura io sono sempre al servizio del testo. Cioè non rendo mai il testo al servizio mio, mi impegno io perché il testo sia il migliore possibile e perché comunichi il più possibile. E David Foster Wallace dice che bisogna far parlare nell'arte la parte che ama e non quella che vuole solo essere amata. Nella musica invece per me era una richiesta di attenzione e quindi questo probabilmente può essere uno dei motivi per cui non ha funzionato tra noi, tra me e la musica, perché... per me era invece mettere la musica al mio servizio, fare in modo comunque di piacere alle persone intorno, ai ragazzini che stavano lì, mi piaceva sentirmi suonare, poi è vero che magari al falò, quello con la musica rimane sempre quello che resta al falò, però ecco, a parte questo comunque c'era una richiesta di attenzione, quindi un mettere l'arte al mio servizio, che probabilmente è sempre un po' sbagliato. Scusatemi tanto. Allora, concludiamo l'intervista appunto con l'ultima domanda. A noi, come generazione Z, cosa consiglieresti?
Allora, avrei tantissime cose da dire. Sicuramente la cosa che mi viene proprio da dire più di tutte è di non farvi preoccupare, cioè non preoccuparvi nel momento in cui sento tantissimo ego, scusate. E di non preoccuparvi, perché è una domanda che tra l'altro mi viene fatta tantissimo sulla generazione Z, quando si dice che è una generazione dell'immagine, perché secondo me tutta quella, cioè è qualcosa che c'è sempre stato, semplicemente adesso si vede di più, e di continuare a perseguire pienamente le passioni. Io ho questo nipote che ha 18 anni, vuole fare il musicista nella vita, e quindi parliamo spessissimo di queste cose, di Rocky, di arte e di credere continuamente in quello che si fa, perché effettivamente a volte le passioni vengono scambiate per hobby, quando invece sono davvero delle parti integranti della vita. E quindi sì, forse questa è la prima cosa che mi viene in mente da dire, la cosa che più mi viene in mente da dire è di non far mai scambiare una passione per un hobby, cioè di combattere sempre per le cose che si vivono davvero dentro e che non sono soltanto dei passatempi. Adesso voi siete qui e parlate appunto di scrittura, leggete, parlate di libri, fate parte del circolo dei lettori. Quindi secondo me è qualcosa che già sapete probabilmente. Però spesso quello che vedo, e anche nei consigli che vengono dati di solito alla generazione Z, è pensa prima al lavoro, lasciati tutto il resto per hobby e via dicendo. E invece no, a volte vale la pena veramente di combattere fino all'ultimo per le passioni e per gli interessi che non sono mai dei semplici hobby. Giorgia, grazie innanzitutto, vedo che li ha incantati e incantate tutte, le loro faccine sono cambiate da così a così all'interno della tua intervista, ma devo dire che anche per me è stato lo stesso, avevo le famose emoji con l'occhio a cuoricino, infatti ogni volta che rispondevi, molto molto bello, grazie, sono anzi tematiche di cui probabilmente sarà interessante poi riparlarne di nuovo con i ragazzi, molto molto interessante. Allora, questa intervista spiazzante finisce qui. Senti, Giorgia, ti hanno spiazzata? Molto, anche la mia faccia credo sia cambiata dalla sicurezza iniziale, perché di interviste in questo periodo ne sto facendo tante e diciamo a volte sono già pronta su quello che devo dire, mentre invece qui un sacco di volte sono rimasta che ho dovuto cercare un attimo di riflettere su qualcosa su quale non avevo pensato, che è una delle cose probabilmente più belle di fronte a una domanda, cioè dover ragionare su qualcosa su cui non ci si è mai soffermati. Innanzitutto grazie perché sei stata molto generosa nel modo di rispondere, autentica e anche vulnerabile, il che è una cosa molto preziosa per noi, ma soprattutto per i ragazzi che si stanno appunto avvicinando alla loro vita, al loro potenziale da adulto. Quindi molto molto prezioso. Speriamo di non averti messa a disagio con queste domande, ma vedo che hai tirato sempre fuori delle cose molto profonde, molto costruttive, quindi se anche fosse, comunque ne sei riuscita a uscire molto bene, quindi Viva! grazie davvero. Allora, la generazione Z non finisce qui. Ci sono delle altre puntate che potete trovare sullo stesso canale. Vi rinnovo che vi aspettiamo sui canali social Facebook e Instagram di Wonderful Women. Wonderful scrive con due L, non è un errore di battitura, ma è proprio la nostra filosofia. Venite a scoprire quali altre cose facciamo e a conoscere questi ragazzi meravigliosi. Giorgia, ancora grazie. Invito tutti a seguire Giorgia non solo sul suo sito, ma anche sui suoi canali social e a assolutamente leggere il suo ultimo libro, Blu. Alla Grazie. prossima, ciao!